Amici di Camera Zen, ci troviamo oggi a Siculiana Marina, nella casa per ferie Don Giustino, dove l'Unitalsi ha organizzato una settimana per i disabili. E noi vogliamo far vedere un po' come funziona e come viene organizzata questa settimana dell'Unitalsi. Seguitemi. Anzi, un attimo che chiedo a Don Giustino se... Don Giustino, possiamo entrare? Braccia aperte, andiamo dai. Piuttosto dico, i miei bodyguard dove sono? Chi li si perdono sempre? Io non lo so. Allora, siamo in compagnia del presidente dell'Unitalsi insieme ai loro volontari. Presidente, buonasera. Buonasera. Lei si chiama, si vuole presentare? Io mi chiamo Ciccio Piscopo. Francesco, ma tutti mi chiamano Ciccio ormai, mi conoscono così ovunque. L'Unitalsi nasce principalmente per fare dei pellegrinaggi con gli ammalati a Lourdes e nei santuari internazionali. Questo è il nostro scopo principale, perché i disabili, per andare in questi pellegrinaggi, noi siamo abbastanza attrezzati e siamo l'unica associazione in Italia capace di poter portare ammalati veramente a Lourdes. Quindi questa attività viene svolta ogni anno qua? Qua noi facciamo un soggiorno estivo per una settimana e ogni anno per una settimana veniamo qua o in altri posti. Prima andavamo a Palma di Montechiaro, ora da 4-5 anni siamo qua a Siculiana con gli ammalati e stiamo una settimana con loro, andiamo al mare, viviamo una giornata tutta assieme con loro. Il compito dei volontari invece? Il compito dei volontari... Intanto ti presenti, già comincia a parlare senza dire quel che è, non la capivo. Io sono Mary Fiore, nonché segretaria dell'associazione. Il compito dei volontari è quello dell'assistenza, il compito prioritario. Noi stiamo praticamente tutta la giornata con i nostri fratelli ammalati, ci divertiamo con loro, andiamo a mare, passiamo le serate insieme, la sera organizziamo gli spettacoli, ma per noi è fondamentale la gioia e il divertimento, questo è all'ordine del giorno. Tu invece ti chiami? Ilaria. Comunque mangia, mangia, bella pisante. E poi siamo in compagnia della signorina Maria Letizia. Maria Letizia, allora Maria Letizia, dimmi un po', qual è lo sport che ti piace di più qua in questa associazione? L'ippica, andare a cavallo oppure nuotare. Vuoi dire qualcosa in particolar modo? Ci tengo a dire che l'Unitalsi è per gli ammalati un'organizzazione molto importante, perché dà loro l'opportunità di uscire, di vedere posti nuovi e anche di fare qualche vacanza. Quanti anni hai tu? 13. Vuoi facciamo un saluto insieme? Ciao! Poi abbiamo la signorina Anna Rita. Ciao. Niente, io che dire, faccio un appello ai giovani, avvicinatevi, questa esperienza è unica e non ve ne pentirete. Abbiamo bisogno di aiuto e abbiamo bisogno di tanti giovani. Buonasera, lei si chiama? Carmelo Cottone del Real Monte. Lei è qua in questa associazione, quindi lei gioca, ogni giorno fa un'attività sportiva, no? Io faccio parte anche dell'AS Agrigento e faccio terapia. Vuoi fare un saluto particolar modo? Cioè, ringrazio a voi per dato la possibilità ad intervistare. Conosci Camera Zen? Facciamo un saluto insieme, Gaetano. Ciao Rosanna, tu vieni da Aragona, vero? Sì. Ti piace stare qua, no? Sì. Abbiamo sempre qualcuno che vuole essere intervistato come al solito. Allora qua abbiamo il signor Francesco. Francesco, sì. Tu pratichi sport, no? Ti vedo che sei abbastanza muscoloso, eh? Sì, sì. Mi piace il pallone, basket e altro. Saluto a tutti gli amici che vedono Zelling di Ioppolo. Ciao! Tu come ti chiami? Io mi chiamo Alfonso Moncada, da moltissimi anni conosco l'Unitalsi. Giovani, avvicinatevi all'Unitalsi, sono molti. Avvicinatevi che ne guadagnate di spirito e non soltanto anche di amicizia. Siamo in compagnia dei signori
Giuseppe da Palermo. Calogero da Palermo. Allora, signor Giuseppe, con sua moglie lei è contenta dell'attività dell'unità? No, sì, no. Sì. Li maritavo io, aspe, non sono marito e moglie, no. Potrei essere il figlio della signora, è fratello di Giuseppe, quindi. Giuseppe, con tutto il cuore tu dico, ti può spostare per favore? Sì. Grazie, ecco, oh, finalmente. Allora, signora, è contenta dell'attività dell'unità? Sì, sì, abbastanza, siamo contenti. E allora, qua abbiamo invece Giuseppe. Giuseppe, vogliamo fare un saluto insieme, Giuseppe? Alla telecamera. Poi abbiamo Gianluca. Gianluca, lei è padre di? Lui lavora qua, loro sono i miei genitori. Ma perché sto vizio hanno di fare bene gli amici? Beh, puoi chiamare mamma per favore, papà? Mamma, papà. Lei invece è un volontario. Esatto, un volontario. Se ne può volontariamente andare per favore? Abbiamo i signori che sono il padre e la madre di? Cristiano. Di Cristiano, ora vengo Cristiano, eh. Siete contenti dell'attività dell'unità? Sì. Insomma, siamo contenti, questa è la prima volta che siamo qua. Da dove venite? Io dal Real Monte, lei da Siculiano. Cristiano! Facciamo un saluto insieme così, guarda. Guarda così. Tieni la mano qua. Salutiamo camera. Tu dici Zen, eh? Salutiamo camera. Zen! Ciao! Mi dica come si può scrivere qua all'associazione per passare una settimana insieme a voi. Basta fare una telefonata o alla segretaria, o a me, o alla vicepresidente, o qualche altro per iscriversi a noi. E dal quindicesimo anno... E dal quindicesimo... E dal quindicesimo anno, adesso il giorno estivo dell'Unitalsi, è tutto a voi, studio Camera Zero!